Let Me Be Your Lover, neanche a dirlo, con Enrique Iglesias e Pitbull. Ragazzi, vi spiego, noi abbiamo l'abbonamento con Pitbull, cioè nel senso ci arrivano le sue riviste ogni mese con i suoi pezzi e quindi vi facciamo sentire tutti. 9:11 minuti, a qualcuno piace presto, è arrivato il momento di stare connessi con il mondo perché a lunedì magari ci si stacca un po' il weekend, dobbiamo sapere tutte le notizie minuto per minuto. Buongiorno dal vostro Bruno Pizzolo e benvenuti a tutte le notizie minuto per minuto. Buongiorno. Iniziamo con la politica. Sì. Venerdì 30 gennaio l'Italia potrebbe assistere allo sciopero più grande della sua storia. È quella, infatti, la data scelta per il primo sciopero nazionale dei furbi. Siamo stufi di essere additati come la causa dei problemi del paese. È una mancanza di rispetto verso chi il nostro paese l'ha costruito e mandato avanti. Queste le parole di Alfio Badile, portavoce dei furbi, di professione falso invalido. Il signor Badile ha raccolto l'adesione di numerose associazioni di categoria che bloccheranno il paese. Tra queste vale la pena ricordare l'Unione Parcheggiatori di Posti Disabili, la Nazionale Olimpica di Salto della Fila, l'Associazione Riscossori Pensioni di Genitori Defunti, oltre ai famosissimi saltatori di tornelli in metropolitana, del Comitato Viaggiatori di Corsie d'Emergenza e soprattutto della Polisportiva di Timbratori di Cartellini per colleghi d'ufficio. Per l'occasione il corteo sarà guidato dai falsi ciechi e potrà attraversare tutta la città di Roma grazie alla sorveglianza dei quattro vigili miracolosamente scampati ai malanni di Capodanno. Minchia che botto! Cos'è? Daniele Carpiato era il miglior tuffatore del mondo, ma ieri pomeriggio Carpiato ha tentato l'impresa che lo avrebbe consacrato agli occhi dell'umanità. Cioè? Per la sua ultima prodezza il lancio sarebbe avvenuto dal Trump Ocean Club, il centesimo grattacielo più alto del mondo. Pensate, 284 metri d'altezza, e ad aiutarlo all'arrivo ancora una volta l'acqua. Non più una piscina di 2 metri di profondità, bensì un piccolo bicchiere d'acqua. Ebbene, dopo un'ora di consultazione dei giudici di gara, volta ad appurare se il bicchiere fosse mezzo pieno o mezzo vuoto, Carpiato si è lanciato e si è schiantato sul bicchiere, defungendo sul colpo. No. I giudici e la magistratura intanto indagano per capire le cause di questa sorprendente tragedia. E chiudiamo con una notizia drammatica. Maurizio Cercabene, di Colante di Pisa, da anni non stava bene e nessuno capiva il perché. Ma ieri pomeriggio, dopo il ricovero per l'ennesima crisi epilettica, ha dichiarato ai medici ciò che da sempre gli procurava, questa crisi. Per saperne di più ci colleghiamo con il nostro Ezio Luzzi. Luzzi? Sì, Bruno, sono a Pisa, sotto la torre che pende e che va. Ho raccolto io la testimonianza della signora Cercabene, che poveretto, pensate, da 40 anni ha cercato l'inizio dello scotch e quando l'ha trovato è crollato per l'emozione. E questo è tutto, a te la linea. Grazie Ezio, questa era l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata, naturalmente su M2O. Grazie Bruno Pizzul.